Maita Biava, figlia di Agostino, allevatore ucciso il 25 gennaio 2013 nella sua cascina di villa di Serio dove abitate, dove abitavate e dove abiti ancora. Che ricordi hai di quella sera, di quei giorni tristi, immagino per voi? Mi ricordo vagamente perché comunque ero anche piccola, però cioè comunque per me è stata una cosa, dopo comunque già era stato appena ammazzato mio zio da 7 mesi, per me è stato davvero devastante e comunque adesso davvero faccio veramente fatica a ricordarmi, forse perché anche perché sono ricordi brutti e ho preferito eliminarli. Invece che ricordi hai di tuo papà Agostino? Beh, praticamente, vabbè, lui faceva tanto la persona che era forte, ma alla fine non lo era, e infatti io sono uguale, identica. Mi ricordo che lavorava sempre, praticamente si dava la vita al lavoro per mandare avanti la famiglia, poi aveva il progetto che voleva aprire l'agriturismo invece. Nei giorni, nei mesi precedenti, quella drammatica sera, c'era stato qualche segnale, qualcosa, già Che stato mi successo. ricordano, che io sappia, a parte che diceva che era seguito da una macchina che lui diceva, pensava che fossero lumborghesi, però comunque non, cioè non sappiamo precisamente che macchina era o com'era, comunque lui diceva che c'era una macchina che lo seguiva, anche quando era delle piccole, però del resto non so. Anche perché, ripeto, io ero piccola, quindi magari tante cose mi hanno lasciato all'oscuro per non mettermi paura. Durante l'inchiesta si è parlato anche di un collegamento con la morte che hai citato anche tu prima di tuo zio venuto qualche mese prima qui a Bergamo. Un'ipotesi che secondo voi può reggere? No, secondo me è stato fatto solamente in 7 mesi, cioè l'hanno fatto così per sporcare le prove solamente per quello, ma non c'entra niente il fatto con mio zio, perché comunque c'è, cioè una persona per arrivare a fare una roba del genere lo deve fare solamente perché c'è qualcosa che colleghi, ma mio papà con quello che faceva mio zio non c'entrava niente. In questi 6 anni ci sono state lunghe indagini complesse, che non si è arrivato però a un colpevole. Immagino che voi come famiglia chiediate comunque giustizia e trovare chi è stato a uccidere tuo padre. Sicura, cioè comunque noi continuiamo, insistiamo e non rinunciamo. Almeno io come figlia, non è bello comunque dopo 6 anni tuo padre è morto e non sapere chi è assolutamente bello. Però cioè, noi proviamo ad insistere, ma senza alcuna prova non si può arrivare da nessuna parte. Però io comunque ci provo e spero di arrivare a una conclusione. Sono passati 6 anni, tu da bambina, quale all'epoca sei diventata una ragazzina, senza tuo padre. Ogni tanto pensi a come sarebbe stata, come sarebbe potuta essere la tua vita con tuo papà a fianco. Ogni tanto tutti i giorni. Sicuramente completamente diversa. Avrei dovuto venire alla scuola, avrei fatto, adesso quest'ora sarei a lavorare sicuramente nell'agriturismo perché lui voleva aprire questo agriturismo. Sì, cioè comunque io ci penso e penso che tante cose sarebbero andate diversamente. È così, la realtà è così, anche se ci penso. Posso farci niente.